Uomini e donne gossip, Giorgio abbandona? Frasi molto dure. Stando alle ultime indiscrezioni, Giorgio Manetti starebbe rischiando il suo posto a Uomini e donne. On sta piacendo affatto al pubblico di Uomini e donne la personalità del cavaliere fiorentino Giorgio Manetti, che sta venendo fuori dopo tanto tempo. L'uomo, protagonista quasi indiscusso del Turnover, veniva considerato un fascinoso latin lover vecchio stampo, dai modi impeccabili. Non solo, infatti, il cavaliere più famoso della trasmissione di Maria De Filippi ha dovuto affrontare le dure critiche degli utenti del web, sempre più indignati dai suoi comportamenti nei confronti delle donne, ma ora a criticarlo è anche Gianni Sperti. Uomini e donne Turnover, a breve la cacciata di Giorgio Manetti? Ebbene sì, perché contrariamente alla collega Tina Cipollari, ancora ostinatamente pro Giorgio e contro Gemma Galgani, Gianni Sperti è sempre più insofferente nei confronti del Manetti. Ma che tipo di donna cerchi? Sei qui da 3 anni e hai sbottato il b-ballerino durante l'ultima puntata del Turnover. L'ho spiegato più volte, non sono qui per trovare un letto, ho un prototipo molto particolare, resto qui finché Maria non mi caccia, ha risposto il cavaliere toscano, attirandosi i fischi del pubblico in studio. Uomini e donne Turnover, le parole durissime di Gianni Sperti. Non cerchi amore, hai solo gli ormoni impazziti, ha concluso Sperti, applaudito soprattutto dalle donne. E anche sul web si moltiplicano gli attacchi all'ex compagno di Gemma Galgani. Ad ogni puntata cadi sempre più in basso. Quando qualcuno ti dice falso ti infervori e diventi paonazzo, ma ormai è venuto a galla il tuo caratterino, caro Giorgio? Non sei proprio il gentleman che volevi far credere. Falso scrive sulla sua pagina Facebook una ex fan, anche lei indignata dalla trasformazione di Giorgio? Uomini e donne Turnover, lo sfogo del cavaliere su Instagram. Sei proprio becero della peggiore specie, basta ti contraddicono diventi una iena, mostri il tuo vero volto, scrive un'altra. Ma Giorgio Manetti, lungi dal mostrarsi colpito, replica con questo sfogo, prima di giudicare la mia vita o il mio carattere. Mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno ha la propria storia. E solo allora mi potrai giudicare. Chi ha ragione secondo voi, amici lettori?